Hello guys, bentornati qui nel mio canale, come sempre sono il vostro Olimpico 900. Per questo video vi chiedo di lasciare almeno 100 like, ragazzi, perché è un video veramente importante, è uno di quei video che vi possono svoltare la giornata o anche la settimana. E sempre guardando di questo video, ragazzi, mi raccomando, guardatelo tutto fino alla fine, perché all'interno, in tutto il video, è praticamente pieno di notizie importantissime e soprattutto di ragionamenti più o meno interessanti. Nella giornata di ieri sono emerse notizie veramente veramente devastanti, alcune che potrebbero già iniziare a farci ragionare su quello che potrebbe essere quantomeno il finale del film, ragazzi. Veramente, da una semplice frase possiamo già andare ad ipotizzare quello che potrebbe essere il finale di Dragon Ball Super Broly. Ma cerchiamo di andare con calma e di vedere passo passo appunto quali potrebbero essere queste teorie e soprattutto quello che è stato rivelato nella giornata di ieri. Fra le cose più importanti ci è stato detto che il potere di Broly sarà superiore a quello di un dio della distruzione. Ebbene ragazzi, nel mio precedente video dedicato proprio a questo film vi andavo appunto a spiegare quanto questa cosa fosse ovvia e fosse così scontata. Perché? Perché era chiaro che oltre a fare un restyling fisico appunto del character design di Broly, era scontatissimo rivedere appunto anche il suo livello di potenza, perché ho letto di gente che si domandava com'è possibile che Broly possa contrastare il potere del Super Saiyan Blue. Beh ragazzi, ve l'ho già detto, questo non è il Broly che abbiamo conosciuto per 20 anni, sarà un nuovo, diciamo, un reboot di questo personaggio, e quindi la cosa più logica da fare è appunto quella di rivedere il suo potere e appunto trasportarlo ai giorni nostri. Secondo la logica di Dragon Ball, ragazzi, sappiamo perfettamente che ogni volta che appare un villain nuovo, questo per necessità di trama dovrà essere più forte dell'ultimo affrontato, e quindi era chiaro ipotizzare che dopo Jiren, ok, ci fosse un qualcuno che fosse almeno allo stesso livello. Ora, io ho ipotizzato che effettivamente i due si potrebbero equivalere in qualche modo, e questa cosa è ancora abbastanza valida, perché comunque Goku, a parte il Migate in forma, diciamo, normale, non sarebbe mai riuscito a battere Jiren, quindi ci sta come dislivello di potenza. La cosa più interessante però che è emersa ieri è che c'è stato detto proprio in parole chiarissime che perderemo la speranza nell'attendere che Goku riesca a battere Broly. Questa frase sembra innocua, sembra una frase buttata lì a caso, ma in realtà secondo me dentro nasconde veramente veramente tanto. Anzi, si potrebbe già intravedere un finale, un ipotetico finale del film. Perché? Perché ci arriviamo piano piano, ok? Verso la fine di questo video vi spiegherò più o meno secondo me quali sono i due finali alternativi che mi sono immaginando nella mia mente. Però cerchiamo di arrivare pian piano a sviluppare un pochettino di trama di questo film. Sempre ieri ci è stato detto qual è più o meno l'intenzione di Freezer all'interno del film. E questo, secondo me, ci ha fatto capire quanto è forte il collegamento di Freezer con Broly all'interno di questo film. Ok, è vero che li vediamo scontrarsi all'interno del trailer, però arriveremo anche lì. Secondo me c'è un collegamento veramente veramente molto forte e nasconde una delle tattiche più astute che secondo me Freezer abbia mai messo in gioco. Sempre ormai dal famosissimo trailer sappiamo, anzi abbiamo visto Broly uscire da una navicella che sembra in tutto e per tutto quella che utilizza Freezer per spostarsi all'interno dell'universo, quindi all'interno delle galassie. Freezer ormai sappiamo perfettamente come è fatta la sua navicella, e ragazzi, c'è poco da dire e poco da fare, Broly esce da una di quelle navicelle, quindi già questo è un primo allaccio verso un primo collegamento fra Broly e Freezer. Ma perché Broly è lì e soprattutto perché viene portato sulla Terra? Allora, cerchiamo di abbozzare un minimo di trama. L'intenzione di Freezer all'interno del film è quello di spodestare Zeno, quindi il suo intento è quello di diventare il re di tutto. Ovviamente Freezer non è uno stupido, sa perfettamente che in termini di potenza e di combattimenti, insomma, non c'è possibilità di sovrastare normalmente Zeno, quindi è inutile andare a fare uno scontro perché verrebbe fatto fuori, distrutto immediatamente, non tanto da Zeno perché comunque non ha abilità combattive, ha soltanto il suo fantastico potere di cancellare gli universi, ma ragazzi, verrebbe annientato dalle guardie del corpo e dal Shinkan, quindi è molto illogico andare ad affrontare Zeno direttamente a casa sua. Quindi secondo me, ragazzi, Freezer farà un ragionamento, come posso spiegarvelo? A parte che sarà condizionato probabilmente dal suo esercito, quindi da quei personaggi che abbiamo visto negli spoiler precedenti, quindi sarà influenzato in qualche maniera, anzi sono abbastanza convinto che la ricerca di Broly partirà proprio dal suo esercito, quindi ci sarà qualcuno all'interno del suo esercito che gli dirà: guarda che
in determinato posto possiamo trovare questa persona qui, perché se lei ben ricorda, e partirà insomma da una serie di flashback che insomma ci faranno chiarezza e luce su quello, appunto, sul perché Freezer andrà a cercare Broly. E sarà, secondo me ragazzi, proprio Freezer a convincere Broly ad andare sulla Terra per scontrarsi con altri della sua stessa razza. Questo perché? Perché in quel modo prenderebbe due piccioni con una fava, cioè si libererebbe automaticamente di Goku e Vegeta, perché comunque si hanno combattuto insieme, ma da quel che si è capito le rivalità non sono ancora terminate, quindi Freezer ce l'ha ancora con i Saiyan, e quindi portare Broly dalla sua parte significherebbe andare sulla Terra, sconfiggere definitivamente Vegeta e Goku, e poi in con la stessa maniera testare il reale potere di Broly. Ora, potrebbe farlo lui in prima persona, questo non è detto che sia già accaduto, ma però è controproducente, perché se poi quel che si dice su Broly è reale, quindi Broly è veramente così potente, Freezer ci lascerebbe le penne immediatamente e quindi il suo piano andrebbe a farsi fottere. Quindi è molto meglio portarlo sulla Terra, farlo scontrare con i Saiyan e poi portarselo come arma segreta per andare appunto all'attacco del palazzo di Zeno. E voi vi domanderete, ma com'è possibile che poi vediamo lo scontro? Semplicissimo, Freezer non ha fatto i conti con la pazzia totale di Broly, quindi è molto facile ipotizzare che a un certo punto Broly scapocci totalmente e appunto attacchi anche Freezer, e da lì battaglia totale, tutti contro Broly, e Broly che fa il culo a tutti quanti. Questo secondo me è già un abbozzo di trama che potrebbe starci veramente veramente tantissimo, anzi sono pronto a scommettere che più o meno le cose all'interno del film andranno in questa maniera, altrimenti non si spiega molto il nesso fra Broly e appunto, cioè che esce dalla navicella, poi sappiamo che Freezer vuole appunto spodestare Zeno, quindi ci starebbe tantissimo come collegamento e come tattica appunto adottata dall'imperatore del male. Poi ragazzi, ovviamente queste sono solo ipotesi, potrebbe essere tutt'altro il motivo, bisogna anche capire poi tante altre cose, ma magari poi ci torneremo in un altro video. Una volta appurata quella che potrebbe essere la presunta trama, beh, bisogna arrivare a questo punto appunto ai presunti finali. Finali perché secondo me, dando per scontato che a questo punto non vedremo Broly essere sconfitto all'interno del film, è facile ipotizzare che si giocherà la carta più potente di Dragon Ball, ovvero la redenzione del nemico. Ora, non voglio dire che finirà con un banalissimo Broly che diventa buono e che si schiera dalla parte dei Saiyan, ma più o meno ci andiamo molto molto vicini. Una volta appurato che è impossibile sconfiggerlo, l'unica cosa che rimane da fare è quello appunto di calmare in qualche modo la sua furia e cercare di quantomeno mandarlo via. Ora, non dico di portarlo proprio dalla propria parte, ma di mandarlo via. Cioè, quantomeno la Terra sarebbe salva e quindi sarebbero tutti felici e contenti. Questo potrebbe essere un finale buono, ottimo, perché no? Però, c'è un piccolo però, è abbastanza scontato, cioè non è quel finale bellissimo che ci aveva pronosticato Toriyama. Ora, Toriyama sappiamo come ragiona, quindi è capace pure che magari ha un po' enfatizzato questa cosa del fantastico, e che poi magari a livello di narrazione effettivamente ci lascerà un qualcosa di bello all'interno, però come finale fondamentalmente è abbastanza scontato, quantomeno povero di contenuti. La seconda ipotesi è quella della stessa cosa, Broly che verrà placato, ma non dai due Saiyan, ma da qualcun altro, ed ecco che qui mi allaccio all'ultima fantastica teoria che mi è passata per la mente. Eravamo partiti dall'idea di questo film che all'interno avremmo visto Yamoshi. Abbiamo ipotizzato che il nemico fosse Yamoshi, poi ci è stato smentito, ci è stato detto che Broly, ragazzi, però non è arrivato, nessuno ha mai detto che all'interno del film non si veda Yamoshi. Ora, non mi sembra di aver letto da nessuna parte che Broly escluda Yamoshi o viceversa, semplicemente i due potrebbero anche coesistere per quanto ne sappiamo noi all'interno dello stesso film. Ed ecco da lì, secondo me se c'è un finale che lascerebbe veramente tutti a bocca aperta e che spalancherebbe le porte ad un continuo di Dragon Ball sia attraverso film sia attraverso serie animata, è quella proprio di inserire un elemento che nessuno si aspetterebbe. Quindi se verso il finale del film, nella follia totale di Broly, all'improvviso apparisse o lo spirito o lui in carne ed ossa o comunque un qualche collegamento che Yamoshi che placherebbe la sua ira, bene ragazzi, quello sarebbe il momento opportuno e sarebbe un finale da applausi, perché rimarrebbe tutto quanto com'è, quindi con i due Saiyan sconfitti alla fine dei conti, Broly che si placherebbe di fronte a un'entità del genere, e finalmente faremo anche la conoscenza di un Saiyan che non avevamo mai visto, il primo Saiyan ad raggiungere il livello di Super Saiyan God. Ragazzi, ditemi voi, ma io un finale così già mi vengono i brividi, perché sarebbe totalmente inaspettata come cosa. Ripeto,
Non c'è scritto da nessuna parte che Yamoshi non possa più apparire durante il film soltanto perché c'è Broly come villain principale. Quindi, secondo me, anzi, ci sta tantissimo appunto perché spalanca le porte a un ipotetico futuro per Dragon Ball. Beh ragazzi, se siete arrivati fino a qui, vi ringrazio, lasciate un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ah, PS, sono curioso di sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Hello guys!